Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi. E bentornati gente, bentornati su Fallout 4. Allora ragazzi, finalmente, mentre non registravo, dopo che avevamo completato la missioncina per Preston Garvey, lui come cacchio c'è finito lassù? Oh mio Dio, ragazzi, lo vedete pure voi, com'è finito lassù quel tizio? I misteri di Fallout 4. Turututun, tutun, tutun. Allora ragazzi, stavo dicendo, dopo aver completato la missione per Preston Garvey, mi sono dilettato un pochino nella creazione del nostro primo avamposto e vi farò fare un piccolo giro turistico, partendo ovviamente dall'entrata. Allora, una volta arrivati a Sanctuary Hills, si arriva qui e ci sono queste due postazioni dove farò mettere qualcuno lì a fare la guardia, più due torrette che aiuteranno. Poi abbiamo un po' di lampioni che illuminano la zona. Devo ancora prendere materiali per poter craftare altri oggetti utili. Abbiamo dei generatori eolici, che sono quelli più economici, onde evitare di mettere generatori troppo rumorosi. Lui come cacchio è finito lì, lo vorrei tanto capire. Che illuminano e generano energia per illuminare almeno i lampioncini esterni. Dopodiché abbiamo qui questo autobus che para la via. Via completamente bloccata, ragazzi, dove all'interno possiamo mettere altri lettini e cosine utili. Che è successo? Che cos'è? Generatore. Ah, boh, mi apre il generatore da là sopra, va bene. Poi abbiamo questa casetta qui, ragazzi, dove ho messo tutti i letti, come se fosse un po' tipo il dormitorio del nostro avamposto. Quindi smetterò di lamentarmi quando non ci sarà più niente di cui lamentarsi. Ma io ti sparo dritto in fronte, così non ti lamenti più. E stavo dicendo, ragazzi, che così lì hanno il dormitorio, dei generatori che illuminano un po'. Qui c'è la mia casetta simpaticissima con le due statuine sempre pronte e allegre, con il pollicione in su, ragazzi, per mettere il mi piace al video e darvi il benvenuto in casa Valfer. Quindi si entra qui e c'è il nostro lettino, un piccolo divano, sì lo so è un po' spoglia, la devo ancora migliorare, un portarmi dove metterò esposte delle armi, devo vedere anche quale armi mettere. Dopodiché abbiamo Cosworth che ci seguirà per un po', il tempo di fare amicizia con lui e prendere l'abilità che ci permette di ridurre i danni subiti dai robot. E poi abbiamo il piano di sopra, dove da qui possiamo vedere la zona esterna, dove noi non possiamo andare perché è bloccata. Da questo lato la possiamo vedere pure e abbiamo pure una bella visuale sull'intero avamposto. Quindi diciamo che mettere la casa in questo punto è quasi un punto ben strategico. Detto questo, usciamo da casa. Vieni Cosworth, che devo chiudere la porta perché non voglio trovare qualcuno addormentato nel mio letto. Dopodiché, ragazzi, abbiamo la nostra postazione per le armature atomiche, l'armadietto dove butto tutti gli oggetti, i materiali e le cose che non mi servono. Abbiamo il banco da lavoro per le armi, qui il banco da lavoro per le armature, sempre utile, la cuccia per Dogmeat, che è tanto carino con gli occhiali da saldatore, che ci aspetterà qui, e un piccolo cucinino. Per ora è molto molto basilare, ragazzi, ma poco a poco che prenderò altri materiali la amplierò. Nella zona dietro ovviamente abbiamo, che manca un po' di energia ma non ho i materiali per creare un'altra pala eolica da mettere qua sopra, altri lampioncini che illumineranno la zona, e la zona dell'orto dove ho messo i Tatos che avevamo preso all'episodio precedente. Ovviamente dentro quest'autobus io metterò pure dei lettini e altro, in modo che si possa avere dove dormire. Ora, in questo episodio, ragazzi, noi dobbiamo andare a Diamond City per trovare nostro figlio. Quindi per ora noi dobbiamo fare una valangata di strada, ma io ovviamente partirò dall'impianto di assemblaggio Corvega. Quindi ci vedremo non appena sarò arrivato lì. Bene ragazzi, stavo andando a Diamond City e mi sono imbattuto in una strana missione che ci riporta a dover andare qui vicino. Qui c'è questo cacchio di scorpione radioattivo che vorrei massacrare. Dove è andato? I bramini scappano. Dove cacchio? Muori. Ok, momentaneamente non è granché quest'arma, ragazzi, ma a breve la miglioreremo. Ok, allora qui è successo qualcosa, è esploso qualcosa. Io non devo salire qua in alto, ma qui qualcosa è esploso. Che cacchio? L'avete sentito, ragazzi? Oh cielo, è stato un brutto impatto. Forse sarebbe meglio andare a vedere se qualcuno ha bisogno di aiuto. Appunto, qualcosa è precipitato, non mi ricordo cosa, ma andremo a vedere più avanti. Allora, ragazzi, una volta arrivati qui io mi faccio tutto il giro largo, perché mi ricordo che qui è zona di Ghoul e ce ne sono veramente tanti. Siccome non voglio morire male,
avendo io ancora solo un'armatura che devo migliorare, quella da predone. Non è neanche la versione pesante, c'è cioè quella già migliore di suo. Però andiamo qui, vediamo chi c'è, che non me lo ricordo. Ah, la confraternita d'acciaio. Ok, confraternita d'acciaio. Io acciano cane. Mi prendo un po' quello che c'è che mi può servire. Trovato! Porca miseria, quanti sono! E c'è pure un super mutante laggiù. Sì, è anche esploso. Ok, dovremmo averli eliminati tutti. Sì, li abbiamo eliminati tutti. Ok, allora io vedo un attimo che cosa mi lasciano. Quanti tappi e forcine, munizioni, mamma mia che ci avevano questi. Allora io un attimo mi prendo tutto. Sì, datemi tutte le munizioni, il nastro americano militare. Tu qui c'è qualcosa, c'è le diffusioni, lì neanche ci voglio andare a vedere. Ok, allora dimmi chi sei. Ti siamo grati per l'aiuto, civile. Ma di un po', cosa ci fai qui? Oh mio Dio, notare ragazzi il bug delle mani. Prova a sopravvivere. Cerco solo di sopravvivere qua fuori, come tutti. Non riesco ancora a credere a come hai affrontato quei Gulfer. È stato incredibile. Provieni da un insediamento locale? Volt 111. Vengo dal Volt 111. Abiti in un Volt. Apprezzo la tua onestà. Molta gente si rifiuterebbe di ammetterlo. Perdona la diffidenza. È che abbiamo avuto diversi problemi da quando ci siamo stanziati qui. Ci siamo trovati sotto attacco sin dal nostro arrivo nel Commonwealth. Se vuoi restare... Una mano in più ci farebbe davvero comodo. Permettimi di aiutare. Continuerò ad aiutarvi, ma prima mi devi una spiegazione. Concordo. Più cose sappiamo e più possiamo essere utili. D'accordo. Sono il paladino Dance, della confraternita d'acciaio. Quelli laggiù sono lo scriba Aelen e il cavaliere Rhys. Siamo in ricognizione, ma mi ritrovo con un uomo in meno e le nostre provviste scarseggiano. Ho cercato di inviare un SOS ai miei superiori. Ma il segnale è troppo debole per raggiungerle. Signore, posso? Prego, Aelen. Ho modificato la torre radio sul tetto della stazione di polizia, ma temo che non sia sufficiente. Ci serve qualcosa in grado di amplificare il segnale. Il nostro obiettivo è la ArcJet Systems. Lì è custodita la tecnologia che ci serve. Il trasmettitore è d'ampio raggio. Ci infiltreremo nel complesso. Recupereremo il trasmettitore e lo porteremo qui. Che ne dici? Ti va di dare una mano alla confraternita d'acciaio? Confraternita o non confraternita? In questo gioco, ragazzi, io non sceglierò questa volta la confraternita d'acciaio come feci in passato nei vecchi video dove c'erano i vari problemi audio, perché sono più dell'idea di libertà e uguaglianza, quindi sceglierò i Railroad, ve lo dico già da ora, e la vedrò, farò scusa, vedere anche come unirsi a loro. Non stavamo parlando? Sì. Non c'è tempo da perdere, muoviamoci. Splendido. Ok, per ora va bene così, ma non mi unirò a loro. Mi sa che tanto che al paladino Dance gli si è glitchata male l'armatura atomica. Allora io vedo un attimino, non c'è niente qui. Steampunk e sangue, ok. Vattene. Ok, e andiamo. Prima mi controllo un attimino, ci sono munizioni. Andiamo a Diamond City. Ok, rieccoci ragazzi, siamo vicini a Diamond City, sento degli spari, non so cosa stia succedendo, non me lo ricordo. A che cosa stanno sparando? Ah, ma sono le guardie di Diamond City. Super mutanti. Dove siete? Laggiù. Ok, allora io mi faccio leggermente furbacchiocchio e gli vado da dietro. Muori. Porca
caccia di quella porca che bustata in faccia che gli ho dato. Ok. Attento tu, muori. Sono parecchio resistenti i super mutanti, mannaggia, non me li ricordavo così. Ok, sono morti tutti, io mi prendo le loro armi così poi me le smantello. Qui ci sono tappi. Se non ricordo male, in questo punto c'è pure una cassa in alto, sì. Eccola. Compensatore, torace di metallo, tappo, fucile laser, un po' di armuzze simpatiche da smantellare. Io qui vi accendo pure la radio, vi accendo. Ok, penso che possiamo andare, non ci dovrebbero essere altri cadaveri, altre cose. Mio Dio, che cosa hanno fatto a queste povere... Aspetta, cosa ho visto? Ventilatore che contiene le viti, sempre utili. Cestino da pranzo Vault Tech. Biglietto del Nuka Cade, ma vai a cagare. Avrei preferito una Nuka Cola, però. Ok, ed eccoci finalmente a Diamond City. Allora, se non erro, qui c'è da qualche parte l'entrata. Dovrebbe essere da questa parte, Diamond City, di qua. Oh, ok. Vediamo se parliamo con una guardia che ci dice. Cazzo, non hai proprio paura dei mutanti, tu? E perché devo averne paura? Li uccisi sin da Fallout 3. Un mercante. Smettila di scherzare, Danny. Sono qui allo scoperto, porca puttana. Ho ordine di non farti entrare, Piper. Mi dispiace, faccio solo il mio lavoro. Fai solo il tuo lavoro? Proteggere Diamond City significa tenermi fuori? È così? Oh, guarda, è la temibile reporter. Mi dispiace, ma il sindaco McDonagh è davvero furente, Piper. Dice che l'articolo che hai scritto è pieno di menzogne. L'intera città è in agitazione. Apri subito, Danny Sullivan. Io vivo qui. Non potete chiudermi fuori. So che mi senti, Danny. Apri! Non ti apre, mi sa. Tu vuoi entrare a Diamond City, vero? Sì. Arrivo proprio ora, ma sì. Reggimi il gioco. Che hai detto? Ah, hai detto che sei di Quincy. Hai abbastanza mercanzia da rifornire il mercato per un intero mese? Ah, hai sentito, Danny? Vuoi aprire e farci entrare? O vuoi spiegare personalmente a quella pazza di Mirna perché non sono arrivati i suoi rifornimenti? D'accordo. Non c'è bisogno di farne una questione personale, Piper. Dammi un minuto. Farai meglio entrare prima che Danny scopra tutto. Andiamo. D'accordo, andiamo. Un'altra splendida giornata a Diamond City. Ok, allora io un secondo... No, c'era la mercante qui, dov'è finita? È scappata via, vabbè, peccato. Ci poteva vendere qualcosa di utile. Piper, chi ti ha fatto entrare? Avevo detto a Sullivan di tenere chiuso quel cancello. Subdola diffamatrice agitatrice di folle. Il livello di disonestà del tuo giornale... Farò smontare le vostre macchine tipografiche per recuperarne i pezzi. Sindaco tiranno censura la stampa. Perché non chiediamo al nuovo arrivo? Sostieni i giornali? Perché il sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola. Informare è importante, giustamente. Soprattutto nel regno videoludico di Valfair Games. Ho sempre creduto nella libertà di stampa. E così deve essere. Un vero mezzo di informazione del popolo. Appunto. Oh, non volevo trascinarti in questa discussione, no. Sembri adatto a vivere a Diamond City. Ti do il benvenuto nel verde gioiello del Commonwealth. Sicuro, felice, un luogo in cui arrivare, spendere i propri soldi e stabilirsi. Non farti convincere del contrario da questa giornalista da quattro soldi, d'accordo? Come vuoi. No, idiozie. Non è stato un grande benvenuto. Ti ha beccato, McDonagh. Sembra che non tutti si lasciano conquistare da quel tuo sorriso da squalo. Ora, sei qui in città per qualche motivo particolare? Persona scomparsa. Sto cercando una persona. Stai cercando una persona? Chi? Mio figlio. Mio figlio, Sean. Ha meno di un anno. Aspetta, tuo figlio è scomparso? Oh, hai sentito, McDonagh? Cosa farà la sicurezza di Diamond City per aiutare quest'uomo, eh? Non è la prima persona scomparsa di cui ricevete notizia.
E ora è stato preso persino un bambino. Parla, sebbene mi addolori che la nostra squadra di sicurezza non riesca a seguire tutti i casi aperti, sono sicuro che potrai trovare aiuto. Diamond City dispone di ogni genere di servizio. Uno dei nostri grandi cittadini troverà sicuramente il tempo per aiutarti. Lo spero. Lo spero. Ridicolo. La sicurezza di Diamond City non può dedicare un agente alla ricerca. Voglio la verità, McDonagh. Qual è il vero motivo per cui la sicurezza non indaga mai sui rapimenti? Ne ho abbastanza, Piper. Da questo momento tu e tua sorella siete avvisati. Sì, continua a parlare, McDonagh. Non sai fare altro. Un grosso benvenuto a Diamond City dal sindaco. Che onore, eh? Ascolta, devo andare a sistemarmi, ma... passa dal mio ufficio più tardi. Ho un'idea per un articolo perfetto su di te. Va bene, ok. E allora, entriamo a Diamond City. Ok, eccoci qui, ragazzi. Leggete l'articolo! Allora, io do un attimo un'occhiataccia in giro, perché vorrei mercanteggiare. Da qualche parte ci saranno mercanti, però mi sa tanto che è l'orario sbagliato. E allora, a questo punto, proviamo. Lì c'è Piper, proviamo a parlare con lei. Vorrei attendere da qualche parte. Entriamo un attimo qui. I capelli glieli faccio io. Allora, qui dovrebbe essere dove Piper fa i stampa i giornali, sì. Ok, allora noi ci sediamo e dovremmo poter attendere. Ecco, che cacchio ho fatto? Ho premuto accidentalmente giornale il tasto ESC. Per i nuovi arrivati. Se l'istituto vi rapisce di notte, almeno noi vi abbiamo avvertiti. Grazie. Grazie, credo. Dico sul serio. Ti credo. Ti credo, grazie. Sei davvero... Allora, che ci fai qui a Diamond City? Persona scomparsa. Sono qui per cercare qualcuno. Lasciami indovinare. Quel qualcuno è scomparso, vero? È come ti dicevo. Mio figlio. Sto cercando Sean. Vabbè, voglio saltare questo dialogo, ragazzi, con la bambina. Sei una ragazza sveglia. Qui in città c'è qualcuno che non ha paura dell'istituto? Beh, c'è il detective Mr. Nick Valentine. Non ho paura di nulla. Se c'è qualcuno che può aiutarti, quello è lui. Grazie. Grazie, mi sei stata di grande aiuto. Ricorda, l'istituto è tra noi. Fai attenzione. Ok, allora, alziamoci, parliamo con Piper, vediamo che vuole da noi. Lieta che tu sia qui. Tutto bene, Bloom? Ma lei ha appena accesa la sigaretta e già l'ha buttata via. Sì. Sì, tutto bene. Ascolta, sarò esplicita. Sei un abitante del Vault. Forse non indosserai la tuta blu, ma il Pip-Boy e quell'aria da pesce fuori dall'acqua tendono a tradirti. Facciamo un patto. Voglio un'intervista. La storia della tua vita su carta. Diamond City ha bisogno di un punto di vista esterno al Commonwealth. Cioè, dimmela e... Sai che ti dico? Verrò con te. Ti guarderò le spalle mentre ti abitui al mondo di superficie. Va bene. Però al momento ho bisogno di tenermi Cosworth per ora, però va bene. D'accordo, Piper. Ci sto. Bene. Mettiamoci al lavoro. Allora, so che vieni da un Vault. Sì. Come descriveresti la tua vita al suo interno? Eravamo ibernati, quindi chissà quale vita. Io e la mia famiglia siamo stati congelati. Non ho trascorso molto tempo nel Vault. Aspetta. Vi hanno rinchiusi in un frigo. Tutto il tempo. Mi stai dicendo che siete nati prima della guerra? Sì. Sì, ho più di 200 anni. Oh mio Dio, l'uomo fuori dal tempo. Allora, hai visto il Commonwealth, Diamond City. Come sono rispetto alla tua vecchia vita? Sinceramente mi dà speranza. Ancora c'è gente viva e prova ad andare avanti a ogni giorno. Sinceramente, vedere qualcuno sopravvivere qua fuori, ricostruire il mondo, mi dà speranza. È sorprendentemente ispirato, Blue. Lo citerò sicuramente. Ora, so che stai cercando tuo figlio, Sean. Sospetti che l'istituto sia coinvolto nel suo rapimento? Potrebbe esserlo. Sembra un'ipotesi plausibile. Neanche gli infanti sono al sicuro da loro. E la gente si chiede perché non posso voltare lo sguardo. Per la parte finale della nostra intervista, vorrei fare qualcosa di diverso. Voglio che tu ti rivolga direttamente a Diamond City. La piaga dei rapimenti viene spesso ignorata nel Commonwealth. La gente preferisce fingere che non esista,
Che cosa diresti a qualcuno che ha perso una persona cara e che è troppo spaventato o troppo insensibile per andare a cercarla? Di non perdere mai la speranza, perché è sempre l'ultima a morire. Non importa quanto vogliate arrendervi, non fatelo. Avete ancora speranze, speranze di rivedervi. O almeno di scoprire la verità. Un finale molto intenso, Blue. Grazie, è tutto. Ci vorrà un po' per risistemare il pezzo, ma credo che la tua storia farà parlare parecchio a Diamond City. Ad ogni modo, ho accettato di venire con te, no? Di guardarti le spalle. Quando vuoi, devi solo chiedere. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà questa storia. Va bene, dai. E credo che qui per ora possiamo terminare questo episodio, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente mettete un mi piace e lasciate pure un commento, ragazzi. Sentitevi liberi di condividere i miei video su Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network voi utilizzate per aiutare il canale a crescere, ragazzi. Detto qui, che rischiare la vita sia sinonimo di successo. Ah, da questo punto di vista io sono una star. Fammi parlare un attimo. Arrivati a questo punto, ragazzi, stavo per dire: un colpo per me, un colpo per voi, un colpo per Valfair Games, una smitragliata per voi stavolta. Alla prossima.